Come sapete, l'ASP ha un'autonomia gestionale, la Regione ha un obbligo di vigilanza sull'operato, nomina alcuni componenti del direttivo, in questo caso c'è un componente che è il commissario, poi c'è l'assemblea dei portatori di interessi che nomina altri componenti, però noi l'abbiamo commissariato perché nel 2019, appena si è insediata questa amministrazione regionale, ha trovato una situazione debitoria di 12 milioni di euro. Proprio perché c'era questa situazione debitoria, dopo alcuni mesi abbiamo nominato un commissario nella figura del dottor Roberto Canzio, che da quando si è insediato ha pagato regolarmente e mensilmente le cooperative che hanno i servizi presso l'ASP. Noi invece, come giunta, visto che c'è stata la pandemia e il Covid, abbiamo fatto due delibere di giunta. In una abbiamo impegnato 3 milioni di euro divise per tutte le ASP abruzzesi, di cui 1,4 milioni all'ASP 1 di Teramo, e altre 7 milioni che invece devono essere elargiti, sempre diviso per tutte le ASP abruzzesi, di cui 3 milioni un po' più a rilento per l'ASP di Teramo, perché c'è un problema di rendicontazione, perché sono dei fondi di coesione che vanno rendicontati e voi dovete capire che all'ASP sono state fatte delle proroghe e non nuovi appalti che invece adesso il commissario ha avviato e che gli uffici hanno rilevate delle inesattezze che comunque stiamo risolvendo. Quindi vogliamo innanzitutto cercare di snellire queste procedure e dare un residuo per coprire queste mensilità di questi dipendenti della PAP, che ne sono circa 24, perché 231, se non mi ricordo male, prende regolarmente lo stipendio mensile su 255, quindi 231 regolarmente prendo lo stipendio. Siccome ci sono giustamente questi lavoratori che si lamentano, come è giusto che sia, cercheremo di snellire ulteriormente le procedure per dare questa somma, che pare sia di circa 100.000 euro nell'ambito di quel budget che abbiamo, per cercare di soddisfare giustamente le loro giuste pretese. Tra l'altro, finalmente è stato fatto un piano industriale che andrà a incidere e a risolvere, speriamo, come mi dice il commissario, la situazione debitoria di 12 milioni, che consiste nell'adeguamento delle tariffe, nell'accreditamento di nuovi posti e nella valorizzazione del patrimonio immobiliare, che ha una certa rilevanza, quindi sicuramente è importante per cercare di risolvere questa situazione. Vi ricordo infine che chi finanzia l'ASP e i posti letto e la ASL nell'ambito del budget che gli dà la Regione, che paga mensilmente e regolarmente 200.000 euro al mese. Noi abbiamo ribadito che il rapporto nostro è con la PAP. I dipendenti della PAP hanno un rapporto direttamente con il titolare che è la PAP, quindi noi non possiamo entrare nei rapporti tra i dipendenti e la PAP, noi ci possiamo limitare, come abbiamo sempre fatto da 2 anni, a pagare il corrente e poi è la PAP che sa cosa deve fare con ciò che noi gli diamo. Non siamo noi che possiamo entrare nel rapporto. La PAP dice che il corrente corrisponde a fatture pregresse. È così? e secondo la PAP, la logica, se è stato trovato un debito, gli pago la fattura adesso o la fattura che corrisponde al debito? Cioè, se vogliamo dire le cose come sono, è ovvio che si deve pagare per una questione contabile, no? Quelle vecchie. Ma ovviamente arrivano in questo momento e quindi di fatto sono garantite ogni mese il pagamento di una fattura, cosa che fino al 2019 non veniva fatta, la PAP però non mi sembra che ha mai protestato di questa cosa. In conferenza ha parlato di nuovi bandi di gara, Sì, corretto? anche questo magari inviterei a fare una riflessione. Come mai fino al 2019 la PAP non diceva nulla nonostante c'era questo debito, ma continuava ad avere il servizio in proroga? E adesso che noi abbiamo fatto le gare, inizia a esserci il problema. Magari qualcuno può approfondire o si può fare delle domande. Io gli ho richiesto alla Regione Abruzzo quando arriveranno i 100.000 euro, ho chiesto in realtà alla PAP quando paga gli stipendi. La PAP ci ha detto chiedete alla Regione Abruzzo, la Regione Abruzzo ha alzato le braccia, ha detto 100.000 euro in conferenza, il commissario Canzio ha detto che ci vuole denunciare, quindi
Quindi ad oggi non abbiamo ancora capito quando arrivano questi soldi e soprattutto quando queste bollette vengono pagate, perché queste sono le bollette che noi abbiamo affisso ai cancelli. Abbiamo semplicemente fatto queste domande. Poi è chiaro che come sindacato, come organizzazione sindacale, è chiaro che è molto triste che dobbiamo venire qua a fare irruzione in una conferenza stampa perché abbiamo scritto a Marsiglio, perché siamo andati sui cancelli ed oggi le istituzioni si sono svegliate e adesso ci sono questi fantomatici 100.000 euro che io francamente però magari... può essere che pecco io di ignoranza oppure di poca attenzione, non ho capito quando arrivano, e in che modo arrivano, e perché la PAP allora a quel punto non paga gli stipendi, quindi è ancora oggi tutto fumoso. Noi come sindacato festeggeremo quando arriveranno sui conti correnti i soldi delle lavoratrici e festeggeremo relativamente perché noi chiediamo a questa provincia e ci rivolgiamo a tutte le istituzioni, ci siamo rivolti a Marsiglio, ma è bene che la politica faccia la politica, ossia che prenda di petto questa situazione, perché altrimenti dobbiamo, la domanda che rivolgo a tutte le istituzioni, quindi negli enti pubblici dobbiamo assistere a questo? Cioè, oggi è l'ASP, domani è qualche altro ente pubblico, quindi i lavoratori che lavorano negli enti pubblici nei servizi degli appalti devono sperare che tutto vada bene, altrimenti possono aspettare mesi e mesi senza stipendio?